50 anni di festival, 50 anni di musica, rarità e riscoperte. Il Festival della Valle d'Itria di Martina Franca compie nel 2024 mezzo secolo di storia, una realtà divenuta nel corso del tempo patrimonio prezioso ed eccellenza della cultura italiana nel mondo, aperta a un pubblico internazionale, attento e curioso. L'edizione del 2024, firmata dal direttore artistico Sebastian Schwarz e organizzata dalla Fondazione Paolo Grassi, vede un calendario fitto di 21 giorni dal 17 luglio al 6 di agosto. Tre i titoli delle opere, tre diversi stili musicali, dal bel canto al barocco fino al Novecento, in un arco temporale di oltre due secoli. Annunciati titoli, cast e date delle tre opere che segnano l'edizione numero 50, La Norma di Bellini, Aladino e la Lampada Magica di Nino Rota, Ariodante di Handel. Già aperta la biglietteria online. E poi il programma del festival si arricchisce, come di consueto, di un nutrito numero di concerti di musica da camera, musica sacra, barocca, sinfonica, con l'esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven a 200 anni dalla sua composizione, jazz, incontri con gli artisti e spettacoli di prosa, di cui programmi e date saranno presto resi noti. A fare da cornice al festival, alcuni dei luoghi simbolo di Martina Franca, il Palazzo Ducale, il Teatro Verdi, il Chiostro della Chiesa di San Domenico, la Basilica Barocca di San Martino e le più belle masserie del territorio. Con la presentazione del programma parte ufficialmente questa 50esima edizione del Festival della Valle d'Itria, che si inaugura il 17 luglio con La Norma di Bellini, diretto dal maestro Fabio Luisi, il nostro direttore musicale. È un programma molto interessante, vario, che ci riserverà tante sorprese che annunceremo al pubblico strada facendo. Per non svelare tutte quelle che sono le novità di quest'anno, che il maestro Sebastian Schwarz, il nostro direttore artistico per il terzo anno, ha immaginato e organizzato per noi e per tutti gli spettatori italiani e stranieri che affolleranno Martina Franca e la Valle d'Itria in questo 2024. È l'edizione della maturità. Arrivare a mezzo secolo di storia significa davvero entrare nell'alveo dei festival più importanti al mondo. È una grande responsabilità, sia quella di preservare la storia, il passato, quei grandi insegnamenti che ci sono stati tramandati, ma anche quella di conservare un evento importante che ha caratterizzato lo sviluppo sociale e culturale di questo territorio e traghettarlo verso il futuro. Futuro che non ci deve far paura, che anzi affrontiamo con grande entusiasmo, con fiducia e con coraggio, anche con una programmazione che sarà un po' diversa rispetto a quella che solitamente il pubblico si aspetta dal Festival di Martina Franca. Quando si pensa al festival si pensa a Martina Franca, e quando si pensa a Martina Franca si pensa al festival inevitabilmente. È un binomio ormai consolidato, possiamo dire che questo festival e questo evento ha contribuito a creare quel brand Valle d'Itria, non soltanto, che non riguarda soltanto Martina, che oggi è fortemente attrattivo per i turisti provenienti da tutto il mondo, ma immaginiamo che 50 anni fa questo non era sicuramente un territorio con una vocazione turistica e culturale, quindi tanto è stato fatto in questi cinque decenni, ma ancora grandi sfide ci aspettano per il futuro.